Signori, buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo a Ornaro, una frazione di Torricella. E quello che andiamo a descrivere oggi è un casaletto rudere da ristrutturare di circa una cinquantina di metri su due livelli. Il rudere è questo qui di fronte a noi, adesso non è che si vede molto per il discorso delle piante che ci sono, facilmente raggiungibile da questa strada cementata dove ci arriva tutte le udienze, acqua, luce e gas. È un rudere, è un casale, come ripeto, da ristrutturare con 9.000 metri di terreno. Ha un'ottima esposizione e una buona vista sul Monte Terminillo. Iniziamo ad entrare all'interno della proprietà, che confina proprio con la strada cementata. Andiamo a vedere da questa parte il terreno, che è, allunghiamo un po', avviciniamo, il confine arriva all'incirca lì. Poi naturalmente, per tutte le varie domande ci sono anche i documenti necessari. 9.000 metri di terra e la vista panoramica verso il Monte Terminillo. Adesso non riusciamo a notarlo molto bene, ma comunque l'inverno innevato è una cosa spettacolare. Questo è il nostro casale, come possiamo vedere è su due livelli. Naturalmente un casale da ristrutturare in pietra, indipendente, una posizione molto buona in quanto si trova su una collinetta, quindi una buona vista, un'ottima esposizione. È un terreno non completamente pianeggiante, ma comunque abbastanza sfruttabile, è coltivato, diciamo, per la maggior parte con alberi da frutto, non tantissimo, ma comunque qualche albero c'è. Vediamo il terreno e questa vediamo la posizione dominante del casale. Andiamo a vederlo più in dettaglio all'interno, su due livelli, come ripetiamo, e andiamo a vedere la parte sopra. La parte sotto i proprietari non trovano le chiavi, ma comunque il casale comunque è da ristrutturare. Andiamo all'interno, ripassando attraverso la strada cementata. Qui, come possiamo notare, questa è l'acqua. Questo è il piano superiore del casale. Eccoci qui, entriamo all'interno per vedere comunque la stanza. Vediamo qui che le altezze ci sono, due finestre che adesso purtroppo sono chiuse, ma comunque abbastanza luminose. Scendiamo sotto per rifare l'ultimo giro nel casale, per rivedere la spettacolare vista che affaccia sul Terminillo. Entriamo all'interno, quindi ricordiamo il confine, comunque la parte confina proprio con la strada questa qui cementata. Entriamo all'interno, eccoci qui, vediamo il casale. Poi, da queste immagini, io vi saluto e vi do appuntamento per le visite. Grazie, arrivederci.